Le video notizie di Distribuzione Moderna. È stato un 2022, devo dire, positivo, nel senso che il gruppo ha chiuso complessivamente con una crescita intorno al 3-3,5%. In questo contesto la marca privata è andata molto meglio, nel senso che anche qui abbiamo avuto una crescita a valore del 22%, ma soprattutto una crescita dei volumi superiore al 10%, quindi al di là dell'effetto inflattivo c'è effettivamente un recupero di quota molto importante dei nostri prodotti a marchio. È una crescita che tra l'altro è trasversale sia a quelli che sono i brand mainstream Sigma e Sisa e anche per quelle che sono le linee specialiste, quindi la parte premium con gusto e passione, il biologico e il salutistico, che anche loro hanno visto una crescita particolarmente positiva. Da registrare, questa è un po' una novità che non leggevamo da un po' di tempo, una crescita del nostro marchio primo, che è il nostro entry level. Noi non abbiamo mai avuto dei risultati particolarmente eclatanti sulla parte entry level. In realtà nel 2022, evidentemente complice anche la situazione macroeconomica complessiva, c'è stato dei risultati migliori rispetto al solito anche sulla parte, diciamo, dell'attacco di scala, tra l'altro con delle crescite quasi del 20%. Allora, intanto per il 2023 abbiamo rinnovato la partnership con Slow Food Italia, perché con i colleghi di Slow Food sostanzialmente andiamo a selezionare quelle che sono delle micro eccellenze a livello territoriale e li inseriamo all'interno della nostra linea gusto e passione nella declinazione appunto Slow Food Italia, per cui è proprio una ricerca di eccellenze del territorio. L'altro tema su cui continueremo a lavorare riguarda tutta la parte di certificazione. Noi siamo stati certificati ISO 9001 per tutto il processo appunto di gestione del prodotto a marchio, continueremo ovviamente anche su questo, e gli altri progetti di carattere più strategico che toccheranno terra, diciamo, entro il primo trimestre del 2023 riguardano tutta la gestione del peso variabile, quindi fondamentalmente ortofrutta, carni e gastronomia, salumi e formaggi troveranno grosso spazio in quello che è la parte di sviluppo del prodotto a marchio. C'è stato già un primo impatto molto forte a livello inflattivo nel 2022, che in qualche maniera è stato recepito, diciamo, al consumo. Quest'anno stanno arrivando degli ulteriori aumenti. Francamente la preoccupazione è tanta, anche perché i dati sono pubblici, le aziende di produzione del largo consumo stanno leggendo dei cali di volume importanti, e quindi è chiaro che questi ulteriori aumenti di listino non fanno ben sperare in termini di tenuta dei consumi.